E adesso parliamo di oculistica, del cheratocono. Prima di tutto, come si fa la diagnosi? Gli interventi, prima medici e poi chirurgici. Vediamo. Intorno ai 13 anni e mezzo, verso l'estate, ho iniziato a notare un disturbo nel guardare le cose che si presentavano lontane da me e vedevo molto sfocato. Colpisce soprattutto gli adolescenti, ma sono in molti anche quelli che non sanno di averlo, perché è facile scambiarlo per un semplice difetto della vista. Si tratta del cheratocono. È una distrofia non infiammatoria della cornea, quindi della lente più anteriore, ma anche la lente più importante di quello che è il nostro sistema diottrico oculare, quindi anche responsabile di un difetto visivo importante per quanto riguarda l'occhio. E questa condizione provoca un progressivo assottigliamento e sfiancamento, un'irregolarità della cornea che induce un astigmatismo irregolare e quindi un'alterazione della qualità visiva. Occhiali e lenti a contatto servono a vedere meglio, ma non a bloccare la patologia. Per evitare il trapianto di cornea bisogna, nei casi in cui è possibile, effettuare un particolare trattamento, il cross-linking. Ho fatto il primo trattamento e infatti all'occhio ho operato, ho avuto un miglioramento della vista. L'altro occhio ha avuto un peggioramento e quindi lo dovrò operare oggi. Il cross-linking è una procedura per bloccare l'evoluzione del cheratocono nel qual caso questa patologia stesse evolvendo. Cerchiamo di irrobustire la cornea appunto affetta da cheratocono sfruttando una reazione che utilizza una sorgente laser ed una vitamina che vanno a stimolare appunto l'irrobustimento della cornea. Quando invece la patologia è ormai stato avanzato, bisogna ricorrere a trattamento chirurgico. Laddove ci sia un'evoluzione molto rapida del cheratocono, può essere necessario invece ricorrere ad altre tecniche chirurgiche vere e proprie. Quella intermedia, diciamo, la meno invasiva, è quella di impiantare degli anellini nello stroma della cornea, cioè diciamo a metà del suo spessore all'incirca, si chiamano anellini intrastromali appunto, che servono ad appiattire le zone sfiancate della cornea e quindi a ridurre notevolmente l'astigmatismo irregolare che è caratteristico del cheratocono. Se anche questo non dovesse bastare, perché il più delle volte ha un effetto temporaneo, non definitivo, si arriva ai veri e propri trapianti di cornea. Oggi preferiamo fare il trapianto lamellare, che ci dà la garanzia che la cornea che noi apponiamo su questo strato profondo che appartiene al paziente e non al donatore sia durevole e soprattutto riduciamo proprio al minimo, quasi a zero, le possibilità di un rigetto immunologico.